Il penultimo giorno delle vacanze di primavera, Sky ha portato tutti in montagna e adesso è l'ora di pranzo. Lui chiede un tavolo, poi va in bagno perché mi sono dimenticata di farcelo andare prima di uscire. Vediamo, questi sono unisex, certo, USA. E ci passano la giornata in montagna. Ieri sono arrivati, ieri hanno già fatto la pesca, lei ha cercato delle piante ma ha avuto molta poca fortuna. Allora lei ha fame, lei non ha fame, ha bisogno di socialità e lei non ha fame, ma mettetevi al tavolo e chiacchierate. Ok, no, non ordinate, adesso ordina per il tavolo. E ecco qua, ordina per il tavolo. Sei andato in bagno, Gioia? No, devi andarci in bagno. Mamma mia! Allora, facciamo per la piccola succo d'arancia. Per i grandi un bel tè al ginseng o tè disintossicante al limone, miele e zenzero. Qui siamo in montagna, sono tutti pasti di montagna. Allora, scelta dello chef, questi sono antipasti, benedica che antipasti robusti. Vediamo qui fra i primi cosa c'è. Allora, il pollo arrosto per lei va benissimo. Poi, chi è che non aveva fame? Arenui non aveva tanta fame, quindi si prende asparagi avvolti. Lui invece ha tanta fame, gli asparagi avvolti, Gioia, qua, asparagi avvolti. Lui invece ha tanta fame. E lo sformato del pastore, sia lui che sua figlia. Ok, benissimo. Adesso vai in bagno, tesoro mio. Su, Sky, ti scappa tanto, poi te la fai addosso. Vai in bagno. Allora, questo è un locale bellissimo, ragazzi. USA. Tu hai fame, meno male. Tu siediti, che non hai bisogno di niente. Siediti. Tu che non hai bisogno di niente, brava, stai seduta e chiacchiera con le tue figlie. Fai genitorialità, diciamo, chiedi della fase. E lei ha una fase. No, tu siediti qua. Lo vuoi capire che devi stare seduta? No, non vai a far pasticci. Papà ieri ti ha castigato. Chiedi della fase, è ora che io mi opponga all'autorità e diventi ribelle, ma qualche bel abbraccio e una mano d'aiuto con i compiti potrebbero convincermi ad ammorbidire il mio atteggiamento. Bene, allora facciamo sempre genitorialità e aiuta con i bisogni. Allora fai una chiacchierata soddisfacente e genitorialità aiuta con i bisogni, infondi nuova energia. Tu hai fatto la pipì? Bravo, vieni a sederti, bravissimo. Dopodiché andranno tutti a giocare su. T'ho detto siediti. Oh, santo cielo, siediti e mangia. Bravo, attraversa il muro. Ok, va bene, poverina, la piccola, le ho dato il pollo arrosto, non ha nemmeno fame, la piccolina. Vabbè, mangia e bevi lo stesso, dai tesoro. Ok, lei anche aveva poca fame, vero? Sì. Vi togliete di mezzo, ragazzi, grazie.
E quindi sono qui a Granite Falls a passarsi questi ultimi giorni di vacanze di primavera. Hanno prenotato per 3 giorni, ieri hanno fatto vita all'aperto, sono andate alla foresta. E lei ha preso un sacco di insetti, come vedete, ha trovato un sacco di insetti. Mentre a lei, che non interessano gli insetti, ha potuto raccogliere solo fragole e carote e non ha trovato altro. Mangia, Gioia, su, mangia sformato del pastore. Sapete che lei ormai c'ha la fissa per la natura. Oh, che bello, fa caldo, così dopo si possono anche fare, no, il divertimento. Se lo fanno su giocando a calcetto, così fanno un bel pomeriggio di divertimento, però fuori c'è mezzo sole, potrebbero anche farsi un bel bagno in piscina. Mamma mia, adesso un altro castigo, ma anche più severo, anche più severo. No, genitorialità, disciplina, mamma mia, castiga, metti in punizione e basta. Olimpia, sei tremenda, t'hai rimessa nella zucca di fare i pasticci e dovevi fare i pasticci, stai ingrassando. Allora, niente computer, bene, niente computer per una settimana. E adesso mi fai il favore di sederti, siediti insieme e mangiate per piacere. Finisci di mangiare, se no te lo metti nell'inventario, impacchetta nel pranzo al sacco. Così lo mettiamo nell'inventario, va a male e buonanotte al secchio. Tu hai mangiato, Gioia? Finisci di mangiare, mangia. Lui ha mangiato perché aveva molto fame. Certo, quando non hanno fame non mangiano, dov'è il pranzo al sacco? Mettitelo qua. Ti verrà fame prima o poi. Ok, allora paga il conto. Termina il pasto e paga il conto. E andate su a giocare. Allora, gioca con tua piccola, visto che l'hai appena punita. Vediamo come si formano le squadre, perché non si può formare una squadra, due squadre non si possono formare. Vediamo come si combinano e si fanno. Guardate questo locale, l'ho scaricato dalla galleria ed è bellissimo, veramente stupendo, ma proprio bello bello. E appunto qui c'è sui bagni, ma c'è anche la sala giochi. E adesso vediamo chi vince di queste squadre, dopodiché li facciamo tornare a casa, magari li facciamo pescare ancora un po', visto che non c'è tanto sonno. Sono solo le 6. Oddio, la morte sta arrivando. Chi è morto? No, la cameriera. Ma no, meno male che loro non hanno visto, se no la tristezza infinita. Ho fatto in tempo a portarli quassù. Forza, giocate ragazzi e vediamo chi vince. Si sono formate le squadre come volevo io, il padre con la Olimpia e la mamma con Phoebe. Olimpia, Gioia, papà gioca meglio di te, mi sa, perciò non lo mollare lì, se no perdete. Vediamo chi vince. Tanto una bella foto della famiglia Barry, che si Barry Earth, veramente, che si fa, perché ormai c'è più Earth che Barry in questa famiglia, che si fa, dovrei togliere proprio il plumbob, vabbè dai, tanto per ricordo, le copertine, tanto, eccola che si è arrabbiata. E ok, facciamoli giocare, aspettiamo di vedere chi vince. Guardate come si impegna Filippo. Allora,
È già finita? No, hanno fatto gol, avete visto? Si sono dati il pugno. Ehi, ai ai, mi sa che hanno vinto. No, ancora no, hanno fatto però un altro gol. Dai, vediamo come va a finire. Sky ha guadagnato, ok. Arenui ha anche scavato, ha preso dei minerali, poi li hanno venduti, perché sono sempre a corto di soldi, sti ragazzi. Oi, 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 Sky, ma non ti arrabbiare così con la piccola, solo perché ha sbagliato un colpo. No, ma che ci fa il tristo mietitore qui? Ecco che si sono battuti. Perché sei qui, tristo mietitore? Sta giocando a freccette il tristo mietitore. E loro tranquilli che continuano a giocare. No, questa è una bella foto, però. Col tristo mietitore e mo fa ginnastica, mi sembra giusto. È perfetto. Ok ragazzi, aspettiamo solo che finiscano e poi vi dico chi ha vinto. Ale, un altro gol. Avete finito? Questa si arrabbia se perde. Ecco qua, è stata una bella partita. Il gruppo Sky e Olimpia ha battuto il gruppo per 5-3. Olimpia, bravissima. Ok, visto che fa caldo, andatevi a fare una nuotata. Nuota qui insieme. Andate tutti a farvi una bella nuotata e poi si va a casa a dormire. Questo è un posto veramente stupendo. E io sono venuta qui anche perché qui in questa partita è primavera. Nella partita di Brooklyn sta per arrivare l'inverno. Però sapete che io di Brooklyn voglio fare un erborista. Quindi sono venuta anche a vedere un po' che tipo di piante e di insetti ci sono in primavera. E ne ho beccato uno che è fra i più rari. Solo che almeno so dove si prende, dove si trova. Che è, no, è questo qua credo, no? La libellula drago, è rarissimo, è raro. E però almeno ho individuato dove si trova, così quando viene qua a Brooklyn so dove farglielo trovare, la devo far tornare a primavera a Brooklyn. Ok ragazze, tornate a casa, vedo che avete almeno la mamma, c'ha sonno e la pipì. Papà sta benone, tu sonno e pipì e tu solo sonno. Bene, andate a casetta. Eccoli qua arrivati, Arenui fa fichi fichi con Sky, la piccola è venuta a far la pipì, sta andando a far la pipì e poi dorme con sua sorella e Sky è bello felice della proposta di Arenui. E noi aspettiamo che arrivi domattina, dove passeremo una giornata tranquilla, perché ho visto che foglia fuoco, sono andata un po' in giro dappertutto, foglia fuoco, camomilla, tutte quelle cose lì qua a primavera non ci sono, quindi dovrò aspettare l'estate. Che devo fare? Non c'è più niente. Ha raccolto fragole e carote, che credo le carote le avessimo già, e anche le fragole. Per cui ci vediamo domattina per una giornatina tranquilla qui nei dintorni. Ah, una cosa mi sono dimenticata, lui ha terminato la sua aspirazione e prima di sceglierne un'altra volevo aspettarvi. E non so proprio cosa fargli fare a questo punto, famiglia e non so, progenie di successo. Vai. E invece lei, mi sono resa conto che non potrà mai terminare questa aspirazione, perché tre dei tuoi figli, lei ne ha due, insomma. Per cui le devo cambiare comunque. A questo punto le rimetto cibo, che poi deve diventare cuoca, cambiare mestiere, no.
conoscenza, diciamo, mago dei computer, dai, visto che già ha un... Oh, ecco, era qualcuno che aveva fatto lo scherzo, riparamelo e poi vai a dormire. La piccolina qui... Ah, anche lei ha terminato la sua aspirazione, però siccome le mancano ben 18 giorni, ma dobbiamo farla crescere prima perché altrimenti sono troppi giorni di scarto con sua sorella. E quindi la farò crescere il prossimo episodio e lei con l'aspirazione ve l'ho appena detto. Lei è amica del mondo, deve conseguire il livello 4 di carisma, tutto qui ed è al primo livello, ma questo le dura tutta la vita, insomma, questa aspirazione. Tratto premio adorabile, wow. A domattina. Eccoci al mattino, la nostra Renui serve la colazione per tutti, poi si fa un bel bagno, mamma mia che schifo, tu pulisci un po' per favore, dai, butta via e usa lo sciacquone e lucida, insomma. E tu hai fame, appena mamma ha finito le uova strapazzate, mangiate tutti insieme. No, 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 Arenui, cosa ti ho detto? Ma come vabbè, fai il tramezzino BLT. Ma possibile che fate sempre il cavolo che volete? Porca miseria. Siete tremendi. Poi vai a farti un bagno. Ma io non so veramente. Lui, ecco, bravo, pulisci tutto, così il papà fa la pipì in un bagno pulito. Brava, ok. E poi il papà e la figlia grande, diciamo che Phoebe è un po' la cocca di papà, perché... Olimpia è un po' birbante, continua a fare pasticci. La vera ribelle è Olimpia in realtà, perché Arenui sì, c'ha la fase ribelle che forse le è già anche passata. No, non le è passata, anche se ha parlato con la mamma. Estroversa, incredibilmente amichevole, un tratto premio, doti sociali, socievole, bebè felice, amante della musica. Ok, hai fatto? Benissimo, chiama a tavola allora. Chiama a tavola. Tu, gioia mia, c'hai la vescica debolissima, però, mamma mia, dopo ci vai. Mo' mangiate tutti insieme e poi va a pesca con Phoebe e a Olimpia giocherà un po' con le bambole, oppure lei cosa deve fare? Ah, già, lei l'ha finita l'aspirazione, ma io non so. La devo far crescere, ragazzi, perché sono troppi. Dice. Lei non è nata così tanti giorni dopo sua sorella, ma mi sembra molto strano sto fatto. Per cui, ok, allora, poi Arenui, tu hai mangiato? Sì, benissimo, fatti il bagno e tu devi farti un bagno, niente, tu sei a posto, tu sarai a posto fra poco. Già che ci sei, fai anche la pipì e tu devi fare la pipì. Usa e poi vai a pesca con tua figlia. Io vi saluto, ragazzi, perché se dobbiamo, poi piove, per cui mi sa che la pesca si rimanda a un'altra volta. Giocheranno a qualcosa tranquillamente in una giornata piovosa in montagna. Si fanno una bella partita a lama tutti e quattro e io vi saluto sperando sempre che la puntata vi sia piaciuta, che questa famiglia vi piaccia ancora. Insomma, vi ricordo che le informazioni su tutti le mie playlist, i miei video e tutto il resto sono nelle informazioni sotto al video. La lista dei miei amici youtuber è sulla home page del mio canale. Ciao a tutti!
Ciao ciao!